Ciao a tutte ragazze e ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video ed è un video tag. In realtà sono molto contenta di farlo perché me l'ha chiesto una mia iscritta su Twitter e ci ho messo all'incirca un mese per finalmente iniziare a registrarlo. Mi dispiace molto e mi raccomando, seguitemi anche voi su Twitter e su Instagram se non lo fate già. Troverete tutti quanti i nomi qui sotto nell'info box ed iniziamo subito. Ho trovato le domande su un sito che si chiama Al Femminile, che sicuramente conoscerete. E sì, la prima domanda è: oggetto senza il quale non esci di casa? Sicuramente sarà il telefono. Senza il telefono mi sento persa, un pesce fuor d'acqua, persa nell'universo, sola nell'universo. Ditela, pensatela come volete, però veramente non vivo senza il telefono. Sì. La seconda domanda è: marca di make-up preferita? La mia marca preferita di make-up in assoluto è la Essence. Non faccio commenti perché sicuramente saprete il perché. E quindi, Essence. Chi conosce questo marchio sicuramente capirà il perché. E chi anche come me ama questo marchio capirà. Terza domanda, fiore preferito? In realtà non mi piacciono i fiori. Sì, non sono normale, lo so, però non mi piacciono i fiori. Mi dispiace per tutto il mondo intero al quale piacciono i fiori, a me non piacciono, per me i fiori sono erba, cioè erba, capirete? Quarta domanda, negozio di vestiti preferito? In realtà sono tre i miei negozi preferiti, come il numero del diavolo, lasciamo stare. E sono H&M, Pinky e OVS. OVS perché trovo i pantaloni della mia taglia. H&M ha un intimo stupendo, Pinky ha delle maglie stupende, quindi quinto quesito di questo mondo. Profumo preferito? Il mio profumo preferito in assoluto è la Petit Robe Noir della Guerlain, il primo che è uscito con la con lo sfondo fucsia con il disegnino nero. Se non lo conoscete vi metto una foto qui, quindi qui vedete tutta la foto. È un profumo davvero stupendo e mi piace tantissimo. Sesta domanda, tacchi o scarpe basse? Visto che sono un pochino bassa e un pochino tondeggiante, in parole povere sono tozza e quindi l'unica cosa che mi slancia un po', mi fa sembrare più magra, non sono i pantaloni neri, no, sono i tacchi. Non per forza devono essere tacchi stratosferici tanti, dal mondo all'universo e tutte le stelle in questo mondo, però no, devono essere almeno un po' di zeppa, un po' di tacco ci deve essere, sia nelle scarpe più eleganti sia nelle scarpe casual. Poi, settima domanda, avevi buoni voti a scuola? In realtà, purtroppo, sto ancora a scuola. Già. Me la cavo, però devo dire che è piuttosto stressante. La cosa più stressante di questo mondo è la scuola. Soprattutto per le persone che vanno bene a scuola o comunque se la cavano, sicuramente capiranno che la scuola è un grande stress, perché comunque per andare bene bisogna lavorarci, bisogna pensarci giorno e notte, almeno per me è così, e quindi è uno stress. Vado abbastanza bene, però è un grande stress. Poi, colore preferito? Il mio colore preferito è il rosso. Rosso sangue. E tutte le sue tonalità. E ovviamente mi piace anche il rosa. Certo, sicuramente non è, non sono coerente. Cioè, una ragazza non può piacere sia il rosso che il rosa. È un po', sono un po' contrastante, un po' bilaterale. No, scherzo, sto inventando parole. Comunque, sono un pochino strana, ma ormai l'avrete capito già. Bevi bevande energizzanti. Allora, a me piacciono le bevande energizzanti. A me piacciono le bevande. Oggi non so parlare. A me piacciono le bevande energizzanti, ma non le bevo spesso. Le bevo solo a volte, molto raramente, ma di solito no. E invece subito dopo, ovviamente, bevande energizzanti, mettiamoci in mezzo pure i succhi di frutta. Anche i succhi di frutta mi piacciono, ma in realtà non li bevo perché loro sono la causa della mia schiattezza e della mia bassezza, della mia schiattezza, ripetiamocelo. E quindi dovrei non berli, quindi non li bevo. 11. Ti piace nuotare? Ho fatto nuoto per più di 8 anni e mi piace nuotare. E per me l'acqua è tutto, quindi sì. Poi, mangi le patatine fritte con le forchette? In realtà no, cioè, secondo me è l'unico di quei cibi che va mangiato con le dita. Non puoi, cioè,
nella mia testa non puoi mangiare le patatine fritte mettendole con la forchetta nel ketchup. No, con le dita. Le dita per questo esistono. Successivamente, 13. Crema viso preferita. La mia crema preferita in assoluto non è ancora stata inventata, però in questo periodo mi sta piacendo questa crema della Sien Face Cream Pomegranate, che sarebbe al melagrano, che in realtà ho in due varianti. Sì, ho in due varianti, cioè in quella giorno e quella notte. L'ho rubata, diciamo così, da mia mamma, perché ho avuto problemi di pelle, di secchezza della pelle, quindi non avendo una crema idratante, ovviamente una ragazza che ha un canale di YouTube di beauty non ha una crema idratante nella propria trousse, è una cosa inaccettabile, quindi l'ho rubata a lei e sì, adesso non le restituisco più. Mi sono piaciute abbastanza. L'Inci non è male, anche se nell'ultimo periodo sto cercando di utilizzare comunque prodotti viso e corpo solo con Inci buono. Questo, diciamo così, non è perfetto, però non è neanche tanto male, quindi è accettabile. Poi, numero 14, ti vuoi sposare in tarda età? In realtà no, vorrei sposarmi giovane, però... Non so come ho colpito il tuo piede che ha fatto un suono tipo... Ting! Comunque, oggi c'è proprio... non sto bene con la testa oggi. Comunque, no, non voglio sposarmi in tarda età. Ti arrabbi facilmente? No, anche se poi non lo so, magari i miei amici avranno notato anche questo difetto nel mio carattere, però almeno a quanto ho notato io non tanto, poi ovviamente dipende dalla situazione e dalle persone che mi circondano in quel momento. Comunque dipende anche dalla situazione, perché poi ci sono alcune persone che mi fanno proprio stizzare, però quello è un discorso del tutto a parte. Quello non significa arrabbiarsi facilmente. Poi, sei a caccia di fantasmi? Io credo fermamente nei fantasmi, ma non ne sono a caccia, perché anche loro hanno i loro diritti, anche loro hanno le loro libertà, e quindi non andate a caccia di fantasmi. Sto sclerando. Non ci pensate. Hai delle fobie? No. Almeno non fobie che io riscontri tanto facilmente. Poi non lo so, se viene un assassino a uccidermi con una tarantola, un serpente, un cobra, magari mi viene una nuova fobia, però intanto non ho fobie particolari. L'unica cosa che mi fa estremamente schifo, e lo so che esiste una fobia per questo, sono i buchi piccoli. Cioè, un raggruppamento di buchi piccoli mi fanno schifo, tipo l'alveare delle api mi fa davvero schifo. E non è normale, lo so, perché gli altri dicono che è rilassante, tutto quello che volete, ma a me fa schifo. Poi, ti mangi le unghie? Allora, in realtà è un tema un pochino doloroso per me, perché dentro di me ci sono un angioletto e un diavoletto che combattono tra di loro per farmi e non farmi mangiare le unghie. Cerco di non mangiarmele, però a volte lo stress e il diavoletto prevale e inizio a rosicchiarmele, però in generale cerco di non mangiarle, anche se in passato le mangiavo. 19. Hai mai avuto un'esperienza vicina alla morte? Per fortuna no. E spero di non averne per altri 150-200 anni, quindi no. E l'ultima domanda, ma non per importanza, è: bevi caffè? In realtà devo dire che forse, cioè nessuno mi capirà tra le mie iscritte, forse tutti quanti penseranno che io sia pazza, ma il caffè non mi piace, ma proprio in nessun modo, né cappuccino né cioccolata calda, anche se non c'entra niente, però non mi piace nemmeno la cioccolata calda, né il caffè latte, nulla, quello che riguardi il caffè da bere non mi piace, cioè ma in nessun modo, non vi so dire il perché, ma mi fa venire la nausea. L'unica cosa che bevo è il tè, la camomilla. E nulla ragazze, questo era tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate qua sotto, rispondete alle domande, oppure ditemi cosa ne pensate delle mie risposte. Vi lascerò tutte le domande nell'info box. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e baci. Al prossimo video.